la senti questa voce. Chi canta tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa, puntata numero 14. Buon giovedì 12 settembre, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, in attesa del big match contro la Regina in casa Bari, si continua a discutere di questo avvio stentato dei biancorossi, soprattutto dal punto di vista delle prestazioni, ma oggi è giovedì, puntata quindi dedicata anche al passato biancorosso. Anche quest'oggi azioneremo la nostra macchina del tempo biancorossa, immancabile quindi il nostro sondaggio nostalgia, ma avremo con noi anche un doppio ex davvero particolare di questo Bari e Regina. Bene, partiamo subito, ma prima vado a salutare il mio compagno di viaggio odierno, il giornalista e direttore di Bari Mania, Marco Iusco. Ciao Marco, ben ritrovato. Ciao Nicola, buon pomeriggio soprattutto ai nostri radioascoltatori. Vi ricordo i contatti per interagire con noi, un unico numero sia per le chiamate che per i messaggi WhatsApp, vale a dire il 393-949-7483, ripeto 393-949-7483 per interagire con noi con le chiamate o con i messaggi WhatsApp, altrimenti c'è sempre la nostra chat di Spreaker. Bene, partiamo subito col sondaggio nostalgia odierno. Lunedì ci sarà la gara contro la Regina, partita, sfida questa ricca di precedenti. Quello che vi chiediamo è: quale Bari Regina ricordate meglio e ovviamente perché? Personalmente mi viene in mente un Bari Regina in Serie A, perché Bari Regina si è giocato anche in Serie A. Domani, nella puntata di domani, andremo nello specifico di queste statistiche. Campionato 2000-2001, era il Bari di Cassano, il Bari allenato da Fascetti. La partita terminò 2-1 per noi grazie alle reti di Duccio Innocenti e di Daniel Anderson su calcio di rigore. Nella Regina, allenata da Franco Colomba, c'erano i due attaccanti terribili, Dionigi, tra l'altro, che ha giocato anche nel Bari, e Marazzina, lo ricorderete, anche ex Chievo, oltre il talentuoso trequartista Ciccio Cozza, ormai bandiera della Regina. E in porta c'era l'attuale DS dei calabresi, vale a dire Taibi. Era un Bari quello che aveva molte difficoltà, che non riuscì ad evitare la retrocessione, ma quella partita se la giocarono con onore e grinta. Ora invece vado a sollecitare la memoria di Marco Iusco. Marco, invece a te quale Bari Regina o quale Regina Bari viene in mente? Nicola, non ci discostiamo di molto, mi riferisco a Bari Regina del 17 febbraio 2002, dove l'anno c'è dopo. Il capitano De Rosa che abbiamo intervistato in settimana, e quella era un Bari Regina che terminò 2-1, un Bari che passò in svantaggio, segnò il signor poco ricordato dei tifosi del Bari con l'auto. Come no? E Gaetano De Rosa è stato nostro ospite l'anno scorso, Mattia Collauto, ora lavora nel Venezia. E poi Ciccio Cozza, come hai detto tu, bandiera della Regina, ovviamente segnò anche lui. Ricordo bene De Rosa, ma soprattutto ovviamente prima di quelle partite, essendo un gemellaggio storico, avveniva il consueto scambio di vessilli e tutto quanto. Però voglio dirti, se mi permetti, una piccola chicca oggi, proprio perché in quella stagione la prima parte c'era Shani Manico. A proposito di nostalgia, Shani Manico, che anche è stato un ex della Regina, l'anno prima, poco prima che diventasse l'allenatore del Bari, subentrasse Eugenio Fascetti, ormai che doveva essere esonerato, Lillo Foti chiamò Shani Manico perché doveva prendere il posto dell'allenatore della Regina, anch'essa retrocessa dalla Serie A alla Serie B. Però Mattarrese, tramite una persona di fiducia della società, che però non era della società, si oppose a questo trasferimento, e Shani Manico prese poi la guida del Bari, prima in prima squadra col Bari che comunque era avviato alla retrocessione, e poi di conseguenza al Bari che poi si è avviato alla Serie B e fu esonerato in Bari Pistoiese.
Interessanti queste chicche, complimenti Marco. Insomma, stiamo creando un altro database bianco-rosso, mi sa che ce ne sono, ce n'è uno nuovo in arrivo. Vabbè, complimenti Marco, noi aspettiamo i vostri messaggi, le vostre risposte a questa domanda, a questo sondaggio: quale Bari Regina ricordate meglio e perché? 393-949-7483 per i vostri messaggi. Ma ora occupiamoci del Bari di Cornacchini, andando a leggere il report dell'ultimo allenamento diramato dall'ufficio stampa del Bari. Ieri seduta dedicata all'attivazione e mobilità articolare, poi esercitazione sul possesso e circolazione palla, cosa che serve tantissimo al Bari, poi partitella a ranghi misti a metà campo, una serie di ripetute su medie distanze. Cascione è rientrato regolarmente in gruppo, mentre hanno svolto lavoro differenziato a scopo precauzionale sia Berra che Scavone. Folloruccio invece sta proseguendo il recupero personalizzato. Quindi per quanto riguarda quest'oggi invece una doppia seduta, la prima c'è già stata in palestra questa mattina alle ore 10, mentre nel pomeriggio ci sarà tra poco meno di 40 minuti, quindi alle ore 15, la seduta pomeridiana all'antistadio. Marco, problemini per Berra e Scavone che dovrebbero comunque recuperare. Quello che ti chiedo è, secondo te, per quanto riguarda il big match Bari Regina, dovremmo aspettarci un Avvo a titolare dal primo minuto? Senti, ancora non so sinceramente, secondo me l'intenzione di Cornacchini è quella di schierarlo nella ripresa, anche se quello che ha dato dinamismo e fluidità alla manovra, per così dire, bianco-rossa. Penso che sicuramente sarà schierato nuovamente titolare bianco, perché ieri è stato anche in conferenza stampa, e quindi penso che senza dubbio verrà schierato da capo titolare. In difesa penso che Berra alla fine possa recuperare, però in quel punto siamo comunque tranquilli perché Corsinelli ha fatto molto bene. La mia preoccupazione, Nicola, è se dovessimo rivedere un Bari col 3-5-2 opposto ad una Regina attrazione offensiva e spumeggiante che riesce a modulare. Da ogni partita hanno cambiato sempre modulo, però partendo dalla difesa a 3 penso che verremo schiacciati, andremo sotto di parecchio già nella prima frazione di gioco. Quindi mi auguro che partiamo con la difesa a 4 e poi i migliori interpreti che dovrebbe conoscere meglio Cornacchini rispetto a tutti noi. Assolutamente sì. Quello che mi volevo soffermare su un aspetto: la società ha fatto benissimo ad intervenire in sede di mercato, perché comunque a centrocampo eravamo pochi, c'erano pochi calciatori a disposizione, poi l'infortunio di Folloruccio e tutto il resto. Però ora quello che si nota, l'abbiamo notato nell'ultima partita, pare che gente come Bianco o Avva potrebbero levare il posto a calciatori come Scavone e forse anche Schiavone. E magari per calciatori che erano arrivati a Bari, insomma, per fare i titolari, non sarà un qualcosa di positivo. Insomma, parliamo di giocatori che sono scesi da categorie superiori. Sono d'accordo con te, perché da quello che ho avuto l'impressione Bianco ha parlato come se stesse l'altro giorno Matteo Scala, cioè le parole di Bianco sono state le stesse di Matteo Scala, le stesse di Cornacchini. Serviva esperienza, sono qui per vincere, deve portare questo, cioè era proprio il giocatore che serviva al Bari. Quindi a questo punto la campagna acquisti iniziale del Bari è come se fosse stata rinnegata, perché come hai detto tu Scavone e Schiavone erano stati presi per essere titolari almeno per 3-4 campionati. Certo, avere una soluzione in più può portare a offrire nuove soluzioni, può portare maggiore stabilità, però io metterei in dubbio a questo punto un punto interrogativo, perché mi priverei difficilmente di uno come Scavone o dello stesso Scavone che ha più qualità rispetto ad un Amiri che, nonostante l'anno scorso... Marco, il tuo centrocampo ideale, se fossi Cornacchini chi schiereresti? Metterei Aua, laterale, Bianco, Scavone e poi vedere dall'altra parte uno tra Kupisch o comunque un giocatore... parliamo dei centrali, quindi centrocampo a 3. Scavone, sì, centrocampo a 3, comunque con Scavone e Bianco principalmente. Bianco centrale, Scavone e uno, insomma, dall'altra parte che possa offrire maggiore velocità. In questo caso potrebbe essere Aua. Io schiererei sempre il 4-3-3 tutta la vita. Confermo, concordo, anch'io 4-3-3. Secondo me questa squadra, almeno per come piacerebbe vederla sottoscritto, dovrebbe giocare secondo me sempre Schiavone, perché è l'unico che può fare il play, non lo può fare Avo, non lo può fare Bianco, quindi io vedrei sempre e comunque se sta bene titolare Schiavone. Hai
ai suoi fianchi due calciatori dinamici, due calciatori bravi anche tecnicamente, quindi penso ad Avua e poi magari allo stesso Scavone. Bianco magari me lo terrei come Jolly, però io penso che Scavone ed Avua, se stanno bene, dovrebbero essere loro i titolari. Ecco, quello che stiamo, che sta venendo fuori da questa nostra, da questo nostro confronto, è che nessuno ha citato uno, un calciatore che in teoria doveva essere inamovibile per questo Bari, vale a dire Amlini. Questo sì, perché nelle tre partite che abbiamo disputato Amlini è solamente un lontano parente di quello che si è visto l'anno scorso, non solo nelle pagelle, però anche nell'ultima partita dove non si è visto un'azione di gioco, una verticale, non si sono viste diagonali, si è visto ben poco, eppure ai punti avremmo vinto lo stesso contro il Rieti, però di fronte, Nicola, permettimi di dire che forse era una delle squadre più scarse del torneo. Adesso contro la Regina sarà tutt'altra cosa, insomma, perché sono ben organizzati sia dietro con la difesa, dove tra l'altro c'è lo Iacono, ex Foggia, e poi una mediana molto ma molto forte, per non parlare dell'attacco e del trequartista che conosciamo molto bene, vale a dire Nicola Bellomo. Allora, diamo un'occhiata a qualche articolo di giornale, la rassegna stampa di Tanto Non Capirai. Gazzetta dello Sport apre con il Bianco della Vetta, Bari ti riporto nel grande calcio. Ieri conferenza stampa di Bianco, che tra un po' andremo ad ascoltare. Invece mi soffermerei sull'articolo del Corriere del Mezzogiorno, che riprende delle dichiarazioni di De Laurentiis, del presidente De Laurentiis. Diciamo che lui chiede maggior coinvolgimento da parte dei tifosi, vuole più partecipazione, e su questo penso che siamo tutti d'accordo. Però c'è una frase appunto riportata dal Corriere del Mezzogiorno che sta facendo molto discutere, ed è questa: se dovessimo inciampare sapremo prendere decisioni. Ecco, io credo che senza troppi giri di parole, in maniera molto molto diretta, il presidente abbia detto: se il Bari dovesse continuare a perdere punti e a giocare male, potrebbe arrivare l'esonero di Cornacchini. Questa frase può essere interpretata così, Marco, oppure no? No, sono pienamente d'accordo con te. È ovviamente un chiaro avviso al tecnico che se continua, diciamo, con questo andazzo, che vince una partita e poi ne perde due, prenderanno delle decisioni, anche perché mi ricollego, abbiamo fatto un collegamento quasi un mesetto fa dopo l'Avellino, e Bildi e dirigenti molto ma molto incazzati per la Coppa Italia, pure se non è mai stato un obiettivo del Bari calcio. Però ripeto, i risultati ad oggi sono venuti così, un po' per il rotto della cuffia, bisogna essere onesti nel dirlo, ben vengano le due vittorie su tre. Però di sicuro, giocando così, con questa squadra che è stata costruita e dichiarato più volte anche ieri con Bianco per vincere, non si può andare sicuramente lontani, quindi ci si augura che una risposta. E quindi penso che il presidente De Laurentiis ha voluto anche avvisare il tecnico che se continuiamo così non si potrà andare avanti, dall'altra parte anche accaparrarsi quella tifoseria che sta polemizzando, sta facendo polemica ogni domenica anche quando si vince. Intanto c'è una comunicazione, apriamo una piccolissima parentesi, una comunicazione che ci è appena giunta da parte dell'ufficio stampa del Bari. Per quanto riguarda l'allenamento pomeridiano, si terrà alle ore 16, quindi se ci sono all'ascolto tifosi che si recheranno, hanno intenzione di recarsi all'allenamento, sarà alle 16, presumo sempre all'antistadio, non hanno comunicato niente di diverso. Tornando a quello che dicevamo circa le dichiarazioni di De Laurentiis raccolte dal Corriere del Mezzogiorno, mi vanno benissimo queste dichiarazioni, è quello che un presidente dovrebbe dire alla luce di quello che si è visto in queste prime uscite stagionali, quindi d'accordissimo. Però Marco, sono dichiarazioni che stridono un pochino con quello che aveva detto pochi giorni fa, cioè se tu parli di pressione folle, di critiche esagerate nei confronti di Cornacchini, le critiche sono essenzialmente, la critica è essenzialmente una: questa squadra non ha un gioco, non ha un'identità, non convince. E poi tu mi dici: se dovessimo inciampare siamo pronti per prendere decisioni. Se aggiungo, lo stesso direttore sportivo, o meglio il club manager Scala, dice anche noi vediamo le partite e non ci piace come gioca il Bari, allora mettiamoci d'accordo. Cioè, stiamo dicendo tutti la stessa cosa, tifosi e dirigenza. Cioè, come non piace a noi tifosi, a noi giornalisti, vabbè, a noi giornalisti, diciamo, noi, io, te e qualcun altro, questa
questo Bari e non piace ai tifosi, non piace neanche alla società. Quindi si è alzato un polverone per nulla, perché penso siamo tutti d'accordo alla fine, cioè come non piace a noi, non piace a loro. Certo, Nicola, perché alla fine bisogna parlare in maniera diretta. Se il Bari non sta facendo benissimo, le aspettative erano ben altre, bisogna dirlo, inutile nascondersi. Non abbiamo nulla da temere, siamo liberi e bisogna, è un dato di fatto che questo Bari ha preso più gol del dovuto, abbiamo incassato 4 gol in 3 partite, abbiamo, in teoria è stata definita anche dagli addetti ai lavori stessi, il Bari una corazzata. Io mi chiedo perché ero anche a ritiro, non tutto. Ho visto un Bari diverso, lo stesso Kubis, ma dov'è Nicola Kubis? Dove è finito? Fa il Costa, terzino, giocatore di Serie A, sta facendo il terzino, perciò non lo vediamo. Lui è un esterno offensivo, è un esterno offensivo. di Kubis terzino perché magari il mister si inalbera. E purtroppo bisogna vedere le cose come stanno. Il Bari non sta rendendo come dovrebbe, ci auguriamo tutti quanti perché nessuno va contro la squadra o ci auguriamo che il Bari perde. Però è pure vero che contro il Niente è vero, abbiamo meritato i 3 punti, nelle altre partite. E con Siculare 11 sappiamo com'è andata, quindi penso che sia stato molto chiaro il presidente. Per quanto ha tirato le orecchie ai tifosi, il messaggio è molto chiaro: se il Bari continua così, dovranno prendere delle decisioni. Ovvio, non dopo una vittoria, o se il Bari dovesse perdere con la Assolutamente. regina È di un quello, è conto. quello che, è che, è quello che stiamo dicendo almeno qui su Radio Biancorossa da settimane, cioè è lo stesso concetto, quindi, e penso che sia valorato dal 90% della tifoseria, quindi si sono creati casini per nulla secondo me. Vabbè, andiamo avanti, leggo qualche messaggio. Alessio ci scrive: ricordo Regina Bari del 2013-2014 0-0, partita che diede inizio al campionato di Serie B, Bari che qui 2013-2014 e in un Granillo vestito a festa, che ovviamente c'era il gemellaggio. Sempre adesso ci scrive: spero che Kubic torni nel suo ruolo e mi aspetto molto da Schiavone. Sì, Schiavone, ripeto, secondo me a livello qualitativo è il calciatore, uno dei calciatori migliori che abbiamo in rosa, quindi spero che possa giocare più partite possibili e che possa sicuramente dare il suo contributo a questo Bari, perché un regista, un calciatore con quelle caratteristiche, altri uguali non ne abbiamo in organico, quindi speriamo di vedere sempre più spesso Schiavone in campo. Intanto ieri in conferenza stampa ha parlato uno dei due ultimi arrivati, sto parlando dell'ex centrocampista del Perugia, Raffaele Bianco, ascoltiamo le sue parole. Tanto non capirai. No, in realtà era una soluzione di emergenza, nel senso che avevo cominciato perché mancavano i terzini di ruolo, avevo provato così, non sapendo chi mettere fondamentalmente all'inizio. E poi dopo. Sì, no, io ti parlo dell'inizio, poi dopo, ha visto che insomma, a parte che con quella squadra poteva giocare chiunque, voglio dire. Ha visto che le cose andavano bene, insomma, mi aveva riproposto, ma non era, cioè, voglio dire, una cosa che ho fatto per sacrificio, tra virgolette, non è quello che mi appartiene, insomma. È per vincere, più che altro. Sono un ambizioso di natura e negli ultimi anni, comunque, negli ultimi 6-7 anni, ho avuto la fortuna, e voi anche la bravura, di fare campionati di vertice, voi in B. L'anno scorso per 2 anni, cioè a Perugia per 2 anni abbiamo fatto i playoff, ma è andata male. Quest'anno era un po' fuori dai piani perché il direttore ha fatto altre scelte, è uscita questa possibilità e ovviamente non si può dire di no. È una fase di ricostruzione, penso, dopo le vicende che vi hanno interessato, però ho trovato comunque un ambiente carico. Ed è giusto che anche i tifosi e tutta la gente che comunque tiene al Bari non viva più di ricordi. Quella è una cosa che è successa 10 anni fa, dopodiché ci sono state poche gioie da quello che so, anche perché ho seguito. Diciamo più fallimenti. Quindi è giusto che la città, la società abbia insomma il suo riscatto, che poi si debba passare attraverso la C, purtroppo è necessario. Però la squadra è stata costruita per questo, quindi speriamo di poter rivivere, magari non in quella portata, perché comunque la promozione della BLA è sempre un qualcosa di speciale, però piano piano Certe emozioni, ci si quantomeno. può arrivare. Problema, c'è forse una parola grossa, nel senso che
E comunque il fatto di mettere insieme una squadra tutta nuova con l'aggiunta di giocatori che arrivano a fine mercato richiede un pochettino di tempo, più che altro per capire quale può essere la soluzione migliore per far rendere la squadra al meglio. E secondo me è proprio quello che sta cercando di fare lo staff, cioè cercare di individuare magari il modulo giusto, non lo so, i giocatori giusti che servono per dare comunque una base di solidità alla squadra. E poi il campionato di C, io l'ho giocato e saranno più le partite sporche tra virgolette che quelle dove si vedrà calcio champagne, però soprattutto nel girone del sud ci dobbiamo adattare e sicuramente possiamo fare meglio di quello che si è visto domenica. Però alla fine quando vinci campionati non ti ricorda nessuno, almeno non ti ricorda nessuno di come hai giocato, si ricorda solo se hai vinto, quindi ci metterei la firma. Tanto non capirai. E allora queste le dichiarazioni di Raffaele Bianco in conferenza stampa, un Bianco che ha dichiarato insomma di voler tornare a vincere qui a Bari dopo averlo fatto in quella meravigliosa cavalcata con Antonio Conte in panchina. Ma siamo pronti al momento dell'intervista nostalgia di questa settimana con noi un doppio ex sia di Bari che Regina che si affronteranno lunedì. Saluto e ringrazio per essere con noi l'ex calciatore, tra le altre anche di Lecce, Ancona, Cesena e Brescia, Giampaolo Ceramicola. Buon pomeriggio mister, lo chiamo mister e grazie per aver accettato il nostro invito. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Se avete domande da rivolgere a Ceramicola scriveteci al 393-949-7483 oppure scrivete sulla nostra chat. Allora mister, partiamo subito da lei. Appese le scarpe al chiodo, ha intrapreso la carriera da tecnico, spesso anche come vice. Le chiedo insomma in quali squadre ha allenato e come è andato. Ma sì, ho intrapreso inizialmente da solo a livello di città regionale, eccellenza, poi coadiuvavo Notari Stefano, che è stato il mio scompagno. Egidio Notari Stefano, giusto? Allenato, insomma, abbiamo fatto 2 anni a Ferrara, 2 anni ad Alessandria, abbiamo sfiorato la Serie B col Carpi perdendo lo spareggio con la Pro Vercelli, poi abbiamo fatto la nazionale dilettante, adesso siamo 2 o 3 anni che siamo fermi, ho una scuola a calcio qua dove abito a Riccione, diciamo che siamo un po' in stand by, però abbiamo un po' staccato la spina. Ecco, quindi in attesa di... Quindi cosa... Progetti per il futuro? Ritornare in pista? Niente di particolare, ci godiamo la famiglia, i nipoti, è molto meglio, insomma abbiamo staccato un po' la spina, almeno per quanto mi riguarda, anche Egidio è fermo, di conseguenza siamo anche a lusciare in attesa di qualche chiamata. Ecco, la domanda che ora non era preparata e mi sorge spontanea ascoltando quello che ha appena detto, come mai ci sono invece allenatori... Non voglio essere troppo duro nei termini, però scarsi, che alla fine girano e rigirano e la panchina la trovano sempre. Si parla spesso di certi giri di agenti, di procuratori, cioè come funziona questo mondo del calcio a livello anche di panchine? Ma insomma le panchine è come lo stesso mercato dei giocatori, insomma sono sempre quelli che girano. Cioè, purtroppo adesso ancora di più se non hai sponsor, non hai giri giusti, fanno fuori anche se magari merito, insomma meritocrazia soprattutto come allenatore non esiste più, insomma. Poi se tu vedi negli ultimi 18 anni soprattutto in Lega Pro allenano sempre quelli. Infatti per quello purtroppo bisogna rientrare in certi giri, in certe situazioni, se porti lo sponsor, se porti qualche soldo in saccoccia alla società firmando il contratto fanno firmare subito, è un mondo insomma che non è più come una volta, insomma che chi meritava giocava, chi meritava allenava. Adesso addirittura ci sono allenatori che portano gli sponsor alla società. Sì, mamma mia. Non è una novità, basta vedere, insomma, non c'è bisogno neanche di far nomi, insomma ci sono 4-5 allenatori che allenano, che fanno più danni che la grande. Perciò meglio stare a casa e giocare con i nipoti. Mamma mia, no vabbè, sono... cose insomma, bisognerebbe riflettere per non dire altro. Sì, meglio star zitti. Meglio star zitti.
Lei è un doppio ex, come avevo detto, di Bari e Regina. Partiamo dall'esperienza in Calabria. Correva la stagione 95-96. Che ricordi ha? Chi c'era in squadra con lei quell'anno? Ho un ricordo, guarda, quando mi hai chiamato ieri, che mi avresti chiamato per la trasmissione, mi viene da ridere perché ero in spiaggia, ero fermo. E mi ricordo, mi chiamò il direttore sportivo Martino dopo un 6-0 Genova-Regina. Mi sembra 6-0, 6-1 a Genova. Mi disse se volevo andare giù a Reggio, qua di là, io ti giuro, inizialmente ho detto, ma adesso mi faccio ragionare un po', però ti dico, sono andato giù in una situazione, era messo male, c'era l'allenatore Zoratti, facciamo un'annata incredibile, una rincorsa miracolosa, ci salvamo all'ultima giornata, però fu un'esperienza bellissima perché mi trovai benissimo. Niente, facciamo veramente un miracolo sportivo. La piazza di Reggio com'è? A livello di una piazza molto calda, no? La piazza di Reggio è come la piazza del sud, insomma, molto calda, sentitissimo il derby col Cosenza, insomma, gente calda, insomma, però io ripeto, mi sono trovato benissimo, come mi sono trovato bene in tutte le piazze del sud che ho giocato. Una domanda ora da parte del collega Marco Iusco, vai Marco. Mister, le chiedo sempre a proposito di Regina, che in questo campionato è partita fortissimo con 7 punti, tantissimi gol e domenica hanno annichilito il Bisceglie. Due dei tre gol sono partite dai piedi di Nicola Bellomo, un altro ex. Secondo lei, mister, anche alla luce di quello che ha fatto il Bari, parte favorita la Regina contro il Bari? Ma secondo me, dico io, spererei in un pareggio, perché almeno siamo contenti tutti e due. Cioè scontenti tutti e due. Mi piacerebbe che alla fine andassero su tutte e due, perché insomma sono due piazze, due società che insomma meritano altri palcoscenici, perché la Regina adesso sembra che si sia messa in riga con le nuove proprietà, poi con onestamente con l'allenatore ci ho giocato insieme a Reggio Calabria. Toscano. Sì, conosco molto bene, so che è un grande, di conseguenza lì ho il meglio possibile. Poi Bari, insomma Bari non esiste che stia in Lega, però insomma... Io l'anno scorso lo seguivo perché ho avuto lì un mio ex giocatore, perché ho allenato anche a Pesaro 2 anni fa quando abbiamo vinto il campionato, Caccioli. Sì. Di conseguenza non esiste che due piazze così stiano. Per la partita, onestamente, è una partita da tripla, perché insomma hanno due squadroni, anche se Bari e Regina vedo un po' più. Favorita il Bari. Mister, tornando a lei, a Bari invece è stato nella stagione 89-90. Che Bari era? Come andò quella stagione? Bari avevamo uno squadrone, perché era in Serie A, avevamo la Coppa UEFA, insomma era uno squadrone, ero uno dei tanti, insomma mi ritagliai un piccolo spazio. 11 presenze con il libero, con Lorenzo, l'argentino, sì. Allora giocai diverse partite, però insomma uno squadrone, in difesa c'era Carrera, Brambati, Loseto, avevamo Di Gennaro, Gian Paolo, Manini in porta, Bonelli, insomma gente con io onestamente rimasi. C'era Maiellaro pure, no? Come? C'era Maiellaro anche? Maiellaro, perciò Terra Cenere, mamma mia, era uno squadrone, però facciamo una bella annata, peccato perché mi sa che pareggiamo Roma con la Lazio e non riusciamo ad andare per un punto in Coppa UEFA, però facciamo una grande annata e mi trovai benissimo sia con la gente che con tutti, veramente. Ecco, appunto uno squadrone, sono d'accordo con questa affermazione, uno squadrone che magari l'anno successivo senza particolari rivoluzioni avrebbe potuto veramente raggiungere l'Europa, magari con sicuramente, perché poi c'era un entusiasmo incredibile, insomma fu. Poi l'anno dopo c'era finì San Nicola, finirono in San Nicola, perché sì, noi giochiamo, sì, mi ricordo, facciamo il debutto, l'inaugurazione di San Nicola col Milan e vinciamo 1-0 alla fine proprio campionato. Proprio, poi l'anno dopo c'era San Nicola con tutta la gente, insomma sicuramente facevano sicuramente bene. Vi ricordo che siamo in collegamento con il doppio ex di questo Bari e Regina, Gian Paolo Ceramicola. Una domanda da parte di Marco Iusco. Marco, vai.
curiosità, ma è una domanda che può essere anche generica. Questo Bari ha cambiato atteggiamento tattico in ogni partita, pure se i tesserati, dal direttore sportivo al tecnico e un giocatore ieri in conferenza stampa, hanno detto: questione di mentalità, ci dobbiamo calare nella categoria. Lei è d'accordo? Che cosa una confusione tattica può portare ad un atteggiamento sbagliato? Che cosa è che può, sta incidendo in negativo in questo momento, o può incidere in questa categoria dove lei è stato un allenatore? Questo Bari che cambia sempre modulo. Ma perché no? Magari sai, adesso prima di tutto bisogna mettere che Cornacchini, poveretto, dal primo giorno che è salito sulla panchina del Bari della Serie D, cioè lì a Bari contestano anche se a giovedì fai un 1-1. Di conseguenza bisogna metterci anche di flippare. Ha stravinto il campionato di Serie D, ha avuto adesso logicamente, sai, il Bari tutto subito, perché sai, vedere Lecce che è in Serie A, vabbè, il Foggia ormai è sparito purtroppo, però per il tifoso di Bari è una coltellata, in conseguenza vogliono tutto subito, però insomma io gli darei ancora un pochino di tempo e sicuramente mi c'era, sono straconvinto che farà bene. I cambiamenti tattici purtroppo magari ha avuto qualche problema nelle altre partite, io onestamente non ho seguito bene, però insomma diamogli tempo a Cornacchini, la squadra c'è, il pubblico ce n'è anche troppo, di conseguenza diamo di tempo e sicuramente troverà la squadra della situazione. Ecco, mister, c'è una domanda per lei da parte di un tifoso, Alessio, che chiede: un caro saluto a Ceramicola, in tempi in cui si vede non esultare, ex che segnano, ricordo invece una sua esultanza dopo il gol con il Lecce al San Nicola, giusto così, visto che il gol è l'essenza del calcio. Ti dico allora, sì, ma onestamente io ripeto, io sono rimasto amico con tutti. Cioè, ho molti amici anche a Bari, io vedo anche che sono stato 4 anni a Lecce, capitano, ho fatto gol, io nei derby ho sempre fatto gol, capito? Però, capito, io onestamente, sì, quella partita lì, diciamo 1-0 sul rigore, vabbè, lì era proprio una, diciamo tra virgolette, una guerra, perché quella vittoria lì noi ci diede lo slancio per andare in Serie A, perché mancavano insomma 5-6 domeniche alla fine, di conseguenza era troppo importante. Però ripeto, io sono rimasto legatissimo anche a Bari e ho tantissimi amici, anche se sono stato la bandiera del Lecce, capito? Sono stato bene, mi hanno trattato bene, ricorderò sempre con grandissimo affetto e ripeto, ho tantissimi amici a Bari, sono andato anche 2 anni fa in vacanza a Polignano, perciò ha capito. Perciò no. Un affetto penso reciproco, perché io onestamente tra virgolette mi sono sempre comportato bene con tutti. Ecco, tornando a Bari, l'esperienza a Bari, come si trovava invece con Bari città? Che posti frequentava? Com'era vivere a Bari? Anche se c'è vissuto per poco. Io abitavo all'epoca, parliamo di all'epoca di Garibaldi, però io abitavo a Santo Spirito. Come molti. Avevamo una villetta, mia moglie, poi mi nacque la figlia piccolina, però rimane poco mia moglie, perché purtroppo sta bambina aveva preso la notte per giorno, e di conseguenza li rispedì a casa, io rimasi là, e stavo sempre con Scarafoni, quando mi giro con Maiellano, insomma, che ero molto amico, perché eravamo stati negli anni precedenti in nazionale di C insieme. Allora, ma io un bel ricordo, andavo a mangiare al mare, no? Là ci sono tanti bei ristoranti al mare, però non mi ricordo, perché le dico, era l'epoca di Garibaldi. Ci sono tanti ottimi posti. Un'altra domanda da parte di Marco, vai. Mi serve davvero l'ultimissima domanda da parte mia, le chiedo: ieri il presidente del Bari a margine di un evento ha detto, rispondendo ad una giornalista, se non dovessero arrivare i risultati prenderemo una decisione, a bruciapelo proprio. Lei si sentirebbe delegittimato o eventualmente la prenderebbe come uno stimolo in più, una battuta del genere detta davanti a tante persone e poi comunque hanno dato risalto ai giornali? Ho sentito poco. In pratica, De Laurentiis, il presidente, ha detto che se dovessero continuare, dovessero arrivare brutti risultati, prenderanno decisioni. Quindi, insomma, ha fatto capire che Cornacchini è sulla graticola, ha detto in poche parole. D'altronde, quelle piazze lì si sente sulla graticola al primo giorno di ritiro, di conseguenza, logicamente, se dovesse. Logicamente, io penso che sia
anche uno stimolo per Gonacchini, però lo sa anche lui che se pareggia due partite prende due calci nel culo e torna a farlo. D'altronde il rischio di quelle piazze lì devi vincere, punto base. Lo dicevo prima, anche a giovedì devi vincere in amichevole, anche se giochi contro i mutilati di Zagnocchi, cioè quello è il problema. E perciò il rischio lo sa lui, però è un bravo ragazzo, un bravo allenatore, un professionista, io le auguro il meglio, perché ripeto, una piazza come Bari, insomma, il Reggio devono stare in altri posti lassù insomma. Infine mister, noi ogni volta che intervistiamo un ex calciatore del Bari c'è sempre il consueto test di dialetto barese. Le chiediamo se si ricorda se si ricorda qualche parola di dialetto barese. Ormai abbiamo fatto una casistica, la parola che viene ricordata è sempre la stessa, vediamo se vale anche nel suo caso. Si ricorda qualche parola in barese? Il problema mio è che sono stato in sei anni Bari, Salerno e Lecce. Quindi un mix. Di conseguenza sapevo tutte le parolacce di tutte e tre le parlate. Città. Io mischiavo, dicevo solo delle gran frottate, capito? Non glielo so dire proprio. Io c'è cose. Non lo so, capito? Perché magari potrei dire una cosa leccese a Bari e qui c'è verso. A Bari, poi non so, dico una cosa di Salerno. Delle cose, meglio lasciare. Va bene. Io con questo ringrazio, veramente simpaticissimo, il doppio ex di questo Bari e Regina, Giampaolo Ceramicola, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Mister, grazie mille. Noi le facciamo un grosso in bocca al lupo. Speriamo di vederla presto in panchina. Crepi il lupo, forza Bari, forza Reggio. Speriamo di trovarli. Via. Speriamo, grazie amico Ceramico. Grazie mille. Grazie, salve. E allora, abbiamo scoperto un altro personaggio, Marco. È stato molto schietto sulla risposta di Cornacchini, sto ancora a ridere, è difficile trattenermi. Però alla fine è stato diretto, addirittura con due pareggi, neanche con una sconfitta, noi eravamo stati più buoni, con una sconfitta magari la società si riserva. E ha dato dei spunti, perché alla fine Nicola, in tantissimi sono stati su entrambi le panchine, e pensavo a Maiellaro, che lui stesso ha conosciuto prima di venire a Bari, stava su un'altra panchina, è venuto a malincuore, quasi stava chiuso in un finestrino, raccontava, e poi è stato amato dalla tifoseria barese, stava in una squadra tifoseria, un'altra squadra pugliese, la cui tifoseria è ostica a quella del Bari. Che non vuoi nominare, però vedi, lui essendo stato una bandiera del Lecce, 131 presenze con il Lecce, però parla tranquillamente in maniera molto molto serena del Bari, stessa cosa fa per quanto parla quando parla del Lecce. Non ha avuto problemi quando ho fatto la domanda del radioascoltatore circa l'esultanza, io me la ricordavo questa cosa qui, l'esultanza con la maglia del Lecce dell'ex Bari, lui non si è fatto problemi, giustamente è un gioco e quindi è giusto, parliamo di professionisti che vengono pagati e quindi ci sta, magari ovviamente l'esultanza fatta con un certo rispetto secondo me ci deve sempre stare nel calcio. Reputo ipocrita quell'esultanza magari quando i giocatori fanno, non si fermano, si bloccano per farsi magari voler bene dagli ex tifosi, ma non va bene, l'esultanza ci deve stare, ovviamente non deve essere offensivo. Dipende Nicola, perché magari ci sono giocatori che Bari gli è rimasto impressa nel cuore, parliamo di Nicola Bellomo che con lo Spezia certo. Segnò, si prese portate di fischi, però Bellomo non esultò. Dall'altra parte ci sono giocatori che ancora prima ma parliamo di un barese vengono fischiati. Parliamo di un barese, vengono fischiati, quindi è normale che nel momento in cui vai a segnare il gol, io il primo non esulterei mai io personalmente contro la squadra della mia città. No, però no. Se vieni insultato dall'inizio alla fine, bisogna mettersi nei panni in quel caso del giocatore che sta vivendo la partita, e l'adrenalina e la tensione è quintuplicata rispetto a noi che la viviamo dalle spalle della tribuna stampa. Assolutamente sì. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto lo capirai qui su Radio Biancorossa. Saluto e ringrazio per avermi affiancato anche quest'oggi il giornalista e direttore di Bari Mania, Marco Iusco. Marco, con te appuntamento a lunedì.
Grazie, sarà molto bello perché vivremo a quel punto il prepartita. No, scusate, che ho sbagliato. Ci devo organizzare per la settimana prossima. Lunedì non andiamo in onda perché c'è la partita. Ci organizzeremo la settimana prossima con Marco. Scusate, ho fatto una gaffa perché il Bari gioca lunedì sera, quindi non avrà senso andare in onda lunedì. Perfetto. Allora, l'appuntamento invece con Tanto lo capirai è per domani, sempre alle ore 14:15, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao. Tanto non capirai.